Complimenti a voi, complimenti a tutte le squadre di questo quarto di finale, perché veramente ci avete fatto divertire e anche emozionare in certi momenti. Adesso però dobbiamo difendere, come detto, questo montepremi. Mettete pure le cuffie. Adesso controlliamo che l'audio sia perfetto. Chiara, mi senti bene? Sì. Lauretta? Sì. E sì. Marianna? Allora, ci siamo, che entri l'ultima catena. Allora, Chiara, bistecca, S, esami. Chiara? Sangue. La bistecca al sangue è il modo migliore per mangiarla e gli esami del sangue... Secondo me? Sì. E gli esami del sangue. Ok. Bene, partite col piede giusto. Andiamo da Lauretta con esami U, rettore. Lauretta. Dico università. All'università si sostengono gli esami e il rettore è la carica più alta. Assolutamente. Tutto liscio finora. Adesso andiamo da Marianna con rettore. C. Materia. Marianna. Gioco il primo jolly. Attenzione, perché entra una H. Chimica. Chimica. La canzone. Chimica, sì. Vai, Marianna. Chimica. Chimica è una canzone di Donatella Rettore, recente. Condito nella piaga, sì. E, chimica è una materia. Che studia a scuola. Molto bene, grazie. Ripartiamo da Chiara. Attenzione. Materia. G. Eminenza. Grigia, la materia grigia è quella che si trova nel cervello, è un'eminenza grigia, è una persona di potere che si nasconde. Sì, esatto. Ancora intatto il montepremi, ancora un jolly a disposizione. Lauretta, eminenza. C, numero. Dico cardinale, l'eminenza è l'appellativo con cui ci si rivolge a un cardinale e il numero cardinale è un tipo di... 1, 2, 3. Esatto. Ordinario. Benissimo, siamo messi bene perché c'hai a disposizione ancora un jolly. Attenzione, numero. R. Poro. Marianna. Gioco il secondo jolly. Attenzione. Romano. Romano. Bravo, sì. Subito. Romano. Numero romano è un altro modo per scrivere i numeri. E sì. Foro romano è famoso. Torno a Roma, dove era proprio il centro dell'antica Roma. Pieno. Arrivate con tutti e 135.000 euro all'ultima parola. Da domani ci saranno le semifinali di Reazione a Catena, domani ci sarà anche Italia Sì, che torna quindi in questo penultimo giorno dell'anno. Adesso però proviamo a prendere con le nostre campionesse l'ultima parola. Attenzione, foro. CO e finale e il terzo elemento. Foro. Allora... Foro. Foro come buco degli orecchini. Foro come voce del verbo forare.
foro Bucarelli, come quello dell'avvocato, però già c'è già stato, come forum, foro, come condivisione, come foro del foro foro con cuore, oppure qualcosa che ha un foro, foro un foro di foro, foro di mi viene in mente niente, foro no. Allora, quando la gomma fora, tu vai... Copertone. Copertone. Foro nel copertone. Ok. La macchina del caffè. Fai un foro nelle conchiglie per farti la collanina. Però mi sembrava un po' lontano. Sono un po' lontano. Intelligente. Foro. Foro di foro. Ma solo quello, foro come buco... Foro, il principe del foro. Però è sempre nell'accezione precedente, però sì, foro, condivisione. Perché condivisione? Non lo so. Allora, comprate o provate? No, compriamo il terzo elemento. Allora, dimentichiamo, resta altissimo il montepremi, 67.500 euro. Scopriamo il terzo elemento. Tecnico. Copertone tecnico non è quello che sta sulle bici da corsa. Non mi dice niente. Vabbè, vediamo se c'è altro. Tecnico. Commerciale. Ma foro no. Foro commerciale? Centro commerciale? No, il foro non era un'area commerciale nell'antica. No, era l'area del in cui si facevano giudizio. In cui si facevano tutti gli affari, però è la gestione di prima. Tecnico. Comunicazione. Tecnico della comunicazione. Anche cosa? Tecnico anche come aggettivo, non come figura. È tecnico. Comunicazione con forum? No, eh? No. Tecnico del copertone. Arriva il gong. Lauretta? Quale parola ci giochiamo? Vediamo di te, vai. Copertone. Togliete pure le cuffie. Si è bucata la gomma. Esatto, quella abbiamo pensato, è l'unica cosa che ci sembrava fosse legata a foro all'inizio, copertone, e copertone tecnico forse è quello sulle bici da corsa o il tecnico del copertone. La parola di stasera, quella che lega foro e tecnico, del valore di 67.500 euro... è competente. Il foro competente, il tribunale competente per territorialità e il tecnico competente, per esempio, per la televisione che si è guastata. Però brave semifinaliste di Reazione a Catena, domani iniziano le semifinali, vi aspettiamo, grande spettacolo qui, adesso TG1, buona serata a tutti.